Eccoci qua, siamo sempre sulla Frana 2. Prima eravamo lassù in cima, in mezzo a quel bosco, io quindi sono sceso in questo bosco pieno di spine e adesso siamo arrivati qui a valle, nella zona al piede della Frana. Siamo su un campo a debole pendenza, sui 5-10%, ma vediamo il terreno da monte come ha spinto a valle sul terreno. Andando a vedere nel dettaglio, vediamo che qui su questo terreno spinto dall'alto abbiamo delle emergenze idriche che sono tipiche di zone di emergenza della Frana. Il movimento continua tutto il versante, quindi questo movimento che apparentemente sembrava un movimento superficiale in realtà è generato da una spinta di terreno nella parte alta della montagna. Quindi il geologo deve sempre girare con la planimetria e a questo punto noi adesso siamo qui, questa è la zona franata, la zona dove c'è questa lingua di frana, ma la frana parte a monte di questa strada qui, la nicchia di distacco subverticale. Vediamo che le acque da questo sito sono drenate in questa direzione qui e da questa strada sono drenate in questa direzione qui, quindi già le strade concentrano le acque in questa zona qui e quindi favoriscono la saturazione del terreno che probabilmente ha innescato questo movimento franoso. Nel bosco ci sono anche una serie di strade, sempre con una certa pendenza, che portano sempre verso la zona di frana, quindi c'è un accumulo di acque meteoriche a monte del sito della zona di frana. Che interventi fare? Non sono ancora a me ben chiari, bisognerà prima costruire un bel modello geologico sul quale progettare eventuali trincee drenanti o prove geofisiche, prove penetrometriche per capire la profondità di interessamento del movimento franoso con relativi costi. Ciao a